Un paese in cui il sistema giudiziario funziona e quindi lo Stato di diritto è forte e robusto, non ci sarebbe la custodia cautelare come quasi regola di anticipazione della pena, non ci sarebbero processi in cui, come apprendiamo, uno su tre, se non di più in Cassazione, va in prescrizione. Non staremmo in un paese in cui, quando poi vieni condannato in via definitiva, non viene eseguita la pena. Quindi accade che per porre rimedio a un fallimento ormai cronico, la custodia cautelare diventa un po' la regola. Devi intervenire per evitare che presunti colpevoli o probabili colpevoli la facciano franca con il decorso del tempo, e però comunque la vedi è un fallimento, perché il processo rischia di diventare la pena, la durata del processo. Questo per chi deve accertare la sua innocenza, ma anche per chi, come dire, ha diritto comunque a un processo giusto e rapido. Per come stanno le cose, l'intervento sulla prescrizione è necessario. Però io mi interrogherei perché siamo arrivati a questa situazione, perché altrimenti, ripeto, se il processo funzionasse in maniera adeguata a uno stato di diritto forte, questa riforma non sarebbe necessaria, i processi durerebbero il tempo necessario. E credo anche che se questo è accaduto è diventato troppo semplice prendersela solo con la politica. Io credo che la politica ha avuto nella storia delle responsabilità enormi per non far funzionare il sistema giudiziario, ma soprattutto nel passato. Io credo che adesso è venuto il momento di interrogarsi se non ci sia qualcosa di cronico che non funziona nell'organizzazione complessiva del sistema giudiziario, e quindi nessuno si può assolvere. Perché se arriviamo a questo, io credo che la magistratura deve avere il coraggio di interrogarsi maggiormente, di comprendere perché i processi durano troppo tempo, perché c'è un crollo verticale della tema morale in magistratura, di cui la magistratura ha volutamente sottovalutato in questi anni, a cominciare dal Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi è evidente che gli avvocati, di fronte a questo scenario, i quali fanno anche loro parte del sistema giudiziario, quindi nessuno si può sentire assolto di tutto questo, chiaramente, io credo che è venuto il momento che il cittadino, adesso parlo da cittadino, ha diritto a avere un processo giusto, rapido, in cui ci sia la parità tra accusa e difesa, in cui non debba aspettare 15 anni per sapere se è innocente o colpevole, e che non ci sia la prescrizione come opzione che il cittadino deve scegliere. Che magari lui è convinto di essere innocente, però se rinuncia alla prescrizione sappiamo perfettamente che non è che suonano il violino e l'orchestra. È un tema molto delicato, molto più complesso. Quindi io credo che anche questa riforma è un sintomo evidente del fallimento complessivo del sistema giudiziario del nostro paese. Al di là dei meriti, indiscutibili, voglio dire, se no qualcuno può equivocare, di importanti settori della magistratura, del merito di quello che si è fatto in questi anni, perché grazie a magistrati, a forze di polizia, noi siamo avanzati nella lotta al crimine organizzato, però di questi tempi io sono più inquietato dalla rete sempre più vasta di collusione ad ogni livello all'interno del sistema giudiziario. Io credo che questo sia uno degli aspetti più gravi della tenuta democratica di un paese. C'è una questione morale, come è stato detto e come verrà ribadito oggi dal Procuratore Generale Riello, che impone appunto proprio alla magistratura una riflessione, una autocritica. Però se devo essere sincero, questo è un tema che si pone da troppi anni. Me lo ricordate bene, chi lo pose in modo fortissimo tra i primi, ma giusto per citare uno degli eroi della magistratura, fu Paolo Borsellino dopo la morte di Giovanni Falcone. Cioè, se vediamo la storia degli ultimi anni, in particolare del Consiglio Superiore della Magistratura, spiace dirlo, ma non si è avuto la volontà, il coraggio, la forza di affrontarlo. E anzi, chi poi all'interno della magistratura ha posto queste questioni è stato additato come uno, come dire, che osava evidentemente indagare all'interno di una corporazione, quasi a voler dire i panni sporchi si lavano in famiglia. Anzi, i panni sporchi non si devono proprio far vedere. Cioè, questo è un tema, perciò dico, è diventato cronico. Io sinceramente non ci credo più, vi devo dire la verità. Dipende da chi lo dice. Allora, se lo dice un magistrato autorevole, dice c'è una questione morale in magistratura, io ci credo, perché i magistrati autorevoli sono tanti. Se lo dice chi non ha fatto nulla in questi anni, pur avendo le prove per poter intervenire, io penso che non ci credo, e rischia di diventare una presa in giro istituzionale nei confronti dei cittadini. Che se il cittadino perde fiducia nella giustizia, è crollato lo Stato di diritto. Di un politico corrotto, lo diceva sempre Paolo Borsellino, te ne liberi in cabina elettorale con la matita. Se un sistema collusivo inizia a corrompere gli apparati di controllo dello Stato, c'è un crollo
dello Stato di diritto e della tenuta democratica di un paese. Perciò credo si abbia il diritto e il dovere di dirle queste cose, soprattutto da parte mia, che prima di fare il sindaco ho fatto il magistrato, l'ho viste da dentro queste cose, ma mi pare che rispetto a 13 anni fa la situazione non è assolutamente migliorata e chi poteva intervenire lo sapeva e non l'ha fatto. Sindaco, senta, negli altri anni, nel passato anche recente, qui a Napoli l'anno giudiziario era sempre un'occasione, il governo faceva sentire sempre la sua presenza con un ministro, comunque personaggi anche importanti della giustizia. Negli ultimi 2-3 anni però non arriva più nessuno di pezzi grossi, diciamola così, dal governo. Secondo lei è sintomo di una scarsa attenzione nei temi di come la criminalità, camorra, no? Io devo dire che la lotta alle mafie e alla corruzione sia una centralità dei governi della Repubblica Italiana negli ultimi anni mi pare assolutamente no, ma al di là della presenza oggi all'inaugurazione non so nemmeno chi viene, ma se poniamo come tema centrale non è una priorità, mi sembra evidente. Abbiamo avuto mesi e mesi in cui la priorità sembrava che era l'immigrazione clandestina. Guardate, io ci vengo perché oggi faccio il sindaco, prima ci andavo perché ero il magistrato, sono affettivamente legato alla categoria dei magistrati da 4 generazioni, ma non mi sfugge che rischia a certe volte di diventare una forma di rituale. Quindi se invece si ascoltano parole credibili e chiare può essere un'occasione per far sapere alla gente quello che si è fatto, quello che si fa, quali sono i problemi. Il governo deve dimostrare non solo con le parole ma soprattutto con i fatti da che parte sta. I reati gravi sono in calo, però sono in aumento quelli legati alla camorra. Che effetto le fanno? Ma non lo so, se vedo gli omicidi c'è un calo di camorra, c'è un calo che mai si è verificato nella nostra città. Vedete i dati del 2018-2019, sono pochissimi omicidi, quindi credo che la magistratura e le forze di polizia hanno fatto un lavoro enorme, anche la società civile. Io mi preoccupo più dei reati che non vengono denunciati, per le verità, che sono quelli che magari attengono agli scippi, alle rapine, dove la statistica non rende quello che effettivamente è. Ma dal punto di vista della camorra noi non registriamo in città un aumento, sinceramente.